Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Buon weekend innanzitutto. Premessa prima di iniziare a parlare degli argomenti in sé. Voglio dire che questo video qua non è in nessun modo una polemica contro il Milan, contro la storia del Milan, contro la fama che ha nel Milan nel mondo, anzi non è assolutamente perché non ho nulla contro il Milan, non avrei motivo veramente di averne, ma è una polemica più che altro contro la Gazzetta dello Sport e un certo modo di intendere le cose e l'ipocrisia di fondo che accomuna un po' tutte queste questioni di cui tra questa di cui poi andrò a parlarvi. Detto questo, partiamo con questo screen di Massimo Zampini. Massimo Zampini, l'ho preso da Massimo Zampini lo screen del suo cellulare che ho ritagliato per togliere il soprassotto, quindi ringrazio Massimo Zampini per questa concessione senza permesso. Praticamente Massimo Zampini su Twitter, poi l'avevo anche visto col mio cellulare, sostanzialmente ha risposto al tweet della Gazzetta che twitta questo. Fa riferimento a un link che trovate sul sito della Gazzetta se volete darci un'occhiata. No, il Milan, l'UEFA ci perde, incassi e soldi TV calerebbero. E dentro questo sito, al sito, questo link, trovate un video della Gazzetta dello Sport in cui vengono riepilogati i numeri dell'ultima stagione, di quello che è l'audience interesse circa il Milan in Europa, visto che c'è stato anche lo scorso anno con l'Europa League e comunque con l'interesse mediatico, l'impatto mediatico che ha il Milan attualmente. Zampini dice una cosa vera, che poi andrò appunto ad argomentare a modo mio. Esattamente come ragionavate con la Serie A senza Juve dopo Calciopoli, appresso la coerenza. Il discorso qual è? La Gazzetta dello Sport prende le parti, le difese del Milan ingiustamente, nel senso che l'UEFA, se dovesse appunto escludere in qualche modo il Milan dalle coppe europee, è una cosa che però non è ufficializzata, però se ne parla, soprattutto dopo che il New York Times, mi pare, ha detto questa notizia qua in modo con anticipo. Non è ancora confermata, ma nei prossimi giorni si saprà meglio di quello che sarà l'esito di questa decisione. Il rischio che il Milan venga escluso per i discorsi che sappiamo, appunto perché non gli è stata concessa in qualche modo la licenza UEFA per poter giocare appunto all'interno delle competizioni europee, sanzione molto molto più forte di quelle che ha subito Inter, Roma e Manchester City, i PSG negli ultimi anni, che hanno avuto semplicemente delle o restrizioni delle rose o delle multe e sanzioni. Questa decisione che potrebbe avere la UEFA sarebbe molto più grave perché escludere totalmente, più eventualmente anche sanzioni, non sappiamo, ma escludere totalmente una squadra da una competizione europea credo che sia la parte finale di un processo di multe, di sanzioni. Quindi vuol dire che evidentemente se l'UEFA lo fa, non lo fa di certo, anzi appunto perché forse potrebbe anche in qualche modo danneggiare la stessa competizione in per sé, appunto perché andrebbe a togliersi di mezzo un Milan che in effetti è forte, però l'UEFA non deve fare sconti a nessuno. I noi parlano chiaro, non ha fatto sconti ai grandi Emirati, appunto, per parlare appunto del PSG, al City, dove sì, ci sono ancora delle cose non pienamente chiare, ma questo è perché ci sono dei buchi normativi, legislativi da parte dell'UEFA che ancora non è riuscita a venire meno. E invece in questo caso sta facendo quello che deve fare, cioè se le norme dicono questo, il Milan non si attiene a queste norme, non vedo perché appunto in quanto Milan non debba essere in qualche modo sanzionato anche pesantemente. La Gazzetta ovviamente prende le parti come se tutto quello che sta succedendo fosse una cosa, sì, chiudiamo l'occhio perché alla fin fine è il Milan, fosse stata un'altra squadra, non so, il Parma, facciamo un po', no, come il Parma è fallito, nessuno se l'è cagato perché ormai il Parma non godeva più di quel nome di cui ha goduto appunto negli anni tra 90 e 2000. Però il Milan è il Milan, nonostante questo Milan qua non c'entri nulla col Milan precedente, perché attualmente il Milan non è di proprietà Berlusconi, non ha Galliani in dirigenza, non ha gli stessi giocatori che hanno fatto grande il Milan, non ha Arrigo Sacchi, non ha nessuno di tutto ciò, ha semplicemente dei poveri in realtà no, ma dei ragazzi che in realtà hanno meritato quello che hanno fatto sul campo l'ultimo anno, con un grandissimo Gattuso che ha ribaltato la squadra, proprio praticamente erano in zona, non dico retrocessione, ma insomma metà classifica. Quello che hanno fatto sul campo è veramente merito loro. Però è anche vero che il merito dei risultati che raggiungi devono essere gli stessi, dall'ultimo calciatore, magazziniere, quello che è, al primo dirigente. Se qualcuno di queste parti qua sbaglia e va in qualche modo a influenzare anche l'esito e il futuro, la previsione, la programmazione di una squadra come il Milan, Milan o non Milan, credo che debba pagarli tutti quanti. Quindi non capisco, non ho mai capito, non ho capito in questo caso, e quello che sta facendo, e quello che tanti stanno facendo negli ultimi giorni, prendere le parti di un Milan che però una parte di quel Milan, che in realtà è la dirigenza, quindi non parliamo proprio dell'ultimo magazziniere che forse ha meno importanza come peso, come impatto, è perché appunto in quanto ciò debba essere in qualche modo, gli deve essere fatto uno sconticino perché tanto è il Milan. Se l'UEFA addirittura, come in realtà potrebbe avere ragione la Gazzetta, va a privarsi di
di una squadra come il Milan, che porterebbe più soldi, più quello che è, più diritti TV e così via, evidentemente c'è da fare solo gli applausi all'UEFA, che prende una decisione anche in qualche modo difficile, perché magari è una decisione difficile, perché escludere il Milan non è escludere il Dnipro, lo sappiamo tutti, però il Dnipro se la cava bene, non vedo perché escludere loro e invece il Milan ovviamente tenerlo in quanto Milan. Tornando a quello che ha risposto Zampini, appunto questa gazzetta che prende difese in modo poco giornalistico del Milan, perché poi i tifosi possono dire sì, però i giornalisti in teoria no, dovrebbero fare informazione e spiegarci magari meglio cos'è questo discorso, di cosa si compone. Molti giornalisti schierati stanno nascondendo, perché poi alla fine le cose vengono stesso fuori, ma stanno un po' chiudendo un occhio circa le questioni sulla compravendita del Milan, sul discorso del fondo Elliott, su tante cose. E dobbiamo cercarle altrove, soprattutto grazie ai giornali stranieri che magari non hanno grande diffusione in Italia, che bisogna tradurre, quindi magari uno dice non lo leggo, quindi non sappiamo di cosa si tratta. Tante cose vengo a sapere da un giornalista che su questo qua, secondo me, al di là dell'ironia che si mette di alcune cose su cui non si può essere d'accordo, ma su queste questioni serie, e parlo di Graziano Campi, che è juventino, ma che comunque è molto dentro all'ambiente calcio, vengo a prendere delle cose che magari non si sanno perché. Perché testate come Gazzetta dello Sport e altri schierati, ovviamente senza evocare i leccaculo del Milan, come abbiamo anche noi, abbiamo anche loro. Mi pare una cosa bruttina, l'informazione manca, però al momento, appunto perché manca questa informazione, poi ovviamente la gente crede che questo Milan sia un po', come dire, la vittima sacrificale dell'UEFA. Evidentemente non è così, evidentemente c'è qualche problema e forse farsi un esame di coscienza e dare la colpa a qualcuno all'interno del Milan, forse sarebbe una presa di coscienza di maturità anche da parte dei tifosi che cercano di non vedere, e talvolta esaltano, come hanno fatto lo scorso anno, un'dirigenza che sembrava dovesse conquistare il mondo, non c'è riuscita, anzi ha prodotto ancora più debiti, ha fatto ancora più casino e schifo di quanto ce ne fosse già prima, con tanto che la gestione di Gagliani per gli ultimi anni è stata sempre una gestione abbastanza oculata. Quando il Milan diceva, gli inizi dicevano appunto il parametro zero basta con questi nocciolini, basta con i giocatori alla Kučka che nessuno conosce, forse un motivo c'era, e forse l'obiettivo di Gagliani, da buon dirigente qual è stato, in effetti era quello di abbassare in qualche modo di arrivare sempre a pareggio di bilancio, di abbassare l'impatto dei debiti sul bilancio. Non ci è riuscito, non lo so, sta di fatto che però quello che hanno fatto in un anno credo che sia il male assoluto rispetto a tanti altri che magari hanno fatto in più anni, perché hanno fatto un mercato così, senza un criterio, e hanno veramente alzato i costi in qualsiasi modo, e queste sono cose abbastanza comprensibili anche per chi magari non è nel settore, visto che mi pare abbastanza chiaro che tra ingaggi e ammortamenti hanno alzato un pochino tutto. Detto questo, la risposta poi qual è? La diversità, la disparità di trattamento. Nessuno si mise, e questa è una cosa che credo che da parte della Gazzetta sia abbastanza palese, nessuno si mise in testa al tempo nel 2006 di dire facciamo uno sconto alla Juve perché tanto è la Juve, porta ovviamente tifosi alla Serie A, diritti TV così, soldi e così via, però nessuno si è fatto questo pensiero perché evidentemente da parte di tutti escludere la Juve per quello che in quel momento si credeva avesse fatto, poi ovviamente il processo è andato avanti, come sappiamo anche grazie a testate come la Gazzetta c'è stato un processo mediatico giornalistico circa quello che è stato l'esito della Juve, perché parliamoci chiaro, il peso del giornalismo in quegli anni là è stato secondo me determinante anche a livello processuale per mandare avanti alcuni e mandare noi sotto. Questa è una cosa appurata e chi lo nega secondo me non è questione di essere juventini soli, io potreste anche accusarmi di essere juventini e quindi faccio questo ragionamento, ma tanti hanno pensato la stessa cosa con un minimo di ragionevolezza e di testa. E quindi da questa disparità di trattamento al tempo nessuno fece un processo a favore della Juve ma furono tutti contro, adesso che il Milan è effettivamente abbastanza alla luce del sole che qualcosa è stato fatto male, allora sì, parliamo delle difese perché tanto è il Milan. Invece no, al tempo abbiamo pagato noi per cose che forse avremmo meritato di pagare, forse no, non lo sappiamo, forse sì lo sappiamo, in ogni caso, nel caso in cui il Milan dovesse pagare non vedo perché non debba farlo. Io credo che sia giusto che paghi, noi abbiamo pagato per altre cose, che insomma, che forse per come erano state imposte inizialmente erano sicuramente più gravi, poi ovviamente, ripeto, gli esiti li sappiamo, li abbiamo saputi dopo anni, per un altro discorso che non voglio aprire qua. Però chiaramente questa disparità di trattamento a livello di giornalismo, soprattutto per quanto riguarda la Gazzetta, che è sempre molto schierata, non lo dà a vedere, però lo sappiamo sempre, e talvolta questo schieramento rivela un'ipocrisia di fondo, visto che il trattamento è stato diversissimo.
prima ci accusavano, in quanto Juve, quindi magari non amica di quell'ambiente, ora il Milan viene in qualche modo, insomma, lasciato fare, perché tanto è il Milan. Detto questo, ragazzi, ripeto, non è una polemica in contro i milanisti, o il Milan in sé come blasone, come storia, ma contro questo modo di fare giornalismo e di farlo in modo ipocrita, sostanzialmente, prendo le parti di qualcuno. Io non tollero mai, a parte chi si professa giornalista, sì sportivo, ma di parte, come Zampini stesso, chiaro, però per quanto riguarda il giornalismo che si ritiene imparziale, che talvolta però imparziale non è, ecco, mi fa un po' fastidio. Vorrei, infatti io non leggo nessun giornale di quei di tre maggiori perché si ritengono tutti imparziali in qualche modo, ma poi non lo sono alla fin fine. Il Corriere dello Sport, sappiamo che Pro Roma e Pro Napoli lo dà a vedere anche magari dicendo no, siamo imparziali. Gazzetta uguale, Tutto Sport uguale per la Juventus. Ecco, sono cose che non mi piacciono molto. Preferisco i Zampini, i Zuliani che alla fin fine parlano solo per noi e insomma è giusto così, ma senza fare doppie facce, senza ipocrisie, senza voler vendere, fare audience. Parlo dei nostri e finitela. E da questo, auguro al Milan comunque un buon cammino, qualunque esso sia, e di riprendersi, e soprattutto da parte del Milan come società in generale, di trovare veramente gli uomini affidabili che sappiano gestire un club che sta in qualche modo, che in questo momento sta vivendo una situazione di violenza, perché non credo che il Milan, per il blasone, meriti una fine del genere, ma credo che il Milan, per un discorso di equità, meriti queste sanzioni nel caso in cui fossero confermate appunto qualche problemuccio a livello di economico finanziario. Ecco, tutto qua. Vedo questo, forse io nel mio caso, noi non abbiamo mai pagato per cose del genere, perché evidentemente la nostra dirigenza ci riempie di orgoglio e fa le cose bene, alla luce del sole, in modo trasparente. Quindi non vedo perché non vorrebbe bene a questa dirigenza, a questo modo, questo modello di business che hanno creato in questi ultimi 7-8 anni. Forza Juve, ciao! Wow.